Grazie, onorevole Bizzotto, 1 minuto e 30. Grazie Presidente. Negli ultimi 4 anni Commissione, Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Internazionale e la famigerata Troica hanno messo in atto una vera e propria azione di macelleria sociale, violando leggi e trattati e mandando in rovina interi popoli. Davanti ai 27 milioni di disoccupati, davanti alle nostre imprese in crisi, davanti al dramma di tanti imprenditori che si sono suicidati per la crisi, l'Europa chiude gli occhi e risponde ciecamente ai diktat di Berlino e usa la Troica come braccio operativo. L'UE ha scaricato tutte le responsabilità del fallimento delle politiche economiche di questa Europa su alcuni paesi come Grecia, Irlanda, Portogallo e Cipro e per metterli in riga ha scatenato la Troica, che ha imposto folli misure di austerità, culminate a Cipro col prelievo forzoso di denaro dai conti correnti dei cittadini. E in Italia i governi Monti e Letta, amici della Troica e soprattutto della Merkel, ma nemici degli italiani, per rispettare i maledetti vincoli europei hanno fatto il resto. Risultato? In Italia i disoccupati continuano ad aumentare le tasse e continua ad aumentare il debito pubblico. Cari colleghi, è questo che vogliamo? E questa è l'Europa che volete? Cari commissari Rehn e Andor, è questa l'Europa che volete? Io no, non voglio questa Europa. Ai cittadini si dica chiaramente che il sistema euro ha fallito e i trattati vanno riscritti. Il tempo è scaduto. L'Europa è arrivata al capolinea. A maggio saranno i cittadini a scrivere in modo democratico il futuro della nuova Europa, la nuova Europa dei popoli.